Ok ragazzi, ascoltatemi. Io sono Gabri Costa. Dopo aver fatto tanta strada in questo gioco Sparkster del Super Nintendo insieme a Resparked, essendo il terzo gioco, questa volta siamo nella fortezza. Questa è una fortezza nemica. Siamo dentro, dopo aver tolto di mezzo Axel Gear. Vi do un consiglio: quando passano questi grossi missili, dovete accovacciarvi subito. Rimanete bassi, così non li prendete. E ricordatevi che devo ancora trovare la principessa Flora. Dobbiamo aiutare Sparkster a trovarla. Sono sicuro che questa volta la troveremo. Davvero, non sto scherzando, dico sul serio. Ora si fa così in quest'ultimo livello. Riprendo la principessa Flora e la riporto a casa in men che non si dica. C'è un lupo robot di colore blu. L'abbiamo distrutto. Anche i nemici usano questi struzzi robotici. Ma quanto è grossa questa fortezza? È immensa. Poi ci sono anche degli insetti robotici che sparano scariche elettriche. Siccome quest'ultimo livello è troppo lungo, lo dividerò a parti. Ecco, qualcosa mi dice che siamo bloccati. È vero, c'è da affrontare questo sub-boss, questa specie di cervello. Non sarà facile, perché ci sono tutti questi cerchi gialli che ci impediscono di distruggere i diamanti blu. Ma stiamo attenti perché questi diamanti blu tirano delle scariche elettriche pazzesche, ci vogliono friggere. I cerchi gialli si muovono molto velocemente. Qui mi tocca premere ripetutamente i tasti, saltare e sparare contemporaneamente. Non dimenticate che io e mio fratello Alex Costa ci giocavamo un sacco a questo gioco e l'abbiamo fatto tante volte e l'abbiamo saputo a memoria. È bello viaggiare tra i ricordi. I cerchi gialli li stiamo distruggendo, però distruggeremo anche i diamanti blu. Questo video sta durando parecchio, la recensione è lunga. Bene, abbiamo distrutto i due diamanti, anzi, tutti e quattro.
direi che il video si può concludere. Questa era la prima parte del livello che vi ho fatto vedere. Vi aspetto nella prossima parte, nel prossimo video. Iscrivetevi al canale.